Perché non vanno Noi via? abbiamo scoperto che, per esempio, la Turchia ha aiutato il terrorismo. Allora, la domanda che io vi faccio è: com'è possibile che noi siamo alleati con un paese che aiuta il terrorismo che poi viene a colpirci? Quando io vedo la dirigente più importante dell'Europa, cioè la signora Merkel, che va a inginocchiarsi di fronte a Erdogan, invece di dire a Erdogan una cosa che dovrebbe dirgli l'Europa intera: tu non puoi stare in un'alleanza insieme a noi, perché tu sei uno stato canaglia. Io non credo affatto che El Salam sia l'ideatore della strategia. Via, non scherziamo. Si tratta di un giovanotto semi-illetterato, pressoché delinquente abituale, sotto il controllo della polizia francese e anche di quella belga. Non vogliamo mica descrivere questa gente come gli organizzatori di questi atti di attentato. Dietro questi signori, che sono appunto incapaci di fare queste cose, c'è qualcosa di molto più potente. Ci sono delle strutture organizzate. Qui c'è un disegno. Il risultato che abbiamo di fronte è un'Europa terrorizzata, inginocchiata di fronte ai suoi ricattatori, un'Europa che ha perduto ogni peso nella politica internazionale. Io credo che ci siano delle forze nel mondo che sono interessate a mettere in ginocchio l'Europa. Marco Lombardi ha ragione.